Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Yo-Kai Watch Puni Puni. Siamo nel nuovo evento ed è un evento ovviamente Budokai. Si alternano spesso eventi Budokai ed eventi Fionda. L'evento di quest'oggi è di Barbon Bell rinato. E praticamente è un Barbon Bell però un po' diverso. È un Barbon Bell fuso con un pesce. E se notate bene, questo pesce l'abbiamo già visto in un altro gioco. Ma quale? E ora, quale scegliamo per appunto facilitarci il compito di collezionare tutto ciò che c'è da prendere per sbloccare Barbon Bell? Scegliamo quello arancione, che è il più facile. Perché quello arancione con Uccelladro ci aiuta a completare l'evento quando andiamo su Tesori. Scegliamo una delle pagine disponibili, che poi non è Barbon Bell quello da prendere con i tesori, però vabbè, insomma, vale lo stesso, vale. E quando ne facciamo vai a rubare, letteralmente, ruba, e scegliamo da chi rubare, tipo che ne so, da questo qui che non è fattibile, già da quello al centro, però per dire, noi siamo il biglietto, andiamo a rubare e ci è più facile vincere la partita, o almeno così dovrebbe essere, ma in realtà non lo è. A questo punto vediamo le quest e ci sono anche gli stage segreti, ma si aprono in maniera diversa qui. Quando c'è un evento Budokai, gli stage segreti compaiono dopo un tot di partite e quindi se giocate ritrovate dopo la fine di un torneo, di un round del torneo appare appunto lo stage, che però è molto forte, ecco. Le quest di questo evento sono giocare l'attacco al punteggio, vincere 3 round, vincere 5 volte il torneo, vincere 10 volte il torneo e vincere 15 volte il torneo. Quindi se lo vincete un totale di 15 volte e giocate l'attacco al punteggio, completate le quest e ricevete anche una Niambo Coin. A questo punto andiamo a vedere le quest per l'evento. Allora, dalla prima alla settima sono di rubare un totale di 20 volte. E appunto come si ruba ve l'ho fatto vedere a inizio video. Ma proprio dovete proprio vincerle. Non dovete semplicemente provare, dovete anche vincerle. Oh, e poi qui si va al torneo. Dalla 1 alla 5 della seconda parte delle missioni sono vinci 100 volte il torneo. Quindi dalla 1 alla 7 con Yakodori sono ruba 20 volte. Seconda parte dalla 1 alla 5 vinci 100 volte il torneo, tornamento, proprio per dirlo alla giapponese. Oh, e poi abbiamo anche degli obiettivi nella battaglia finale del torneo. La battaglia finale del torneo è quando arrivi in finale, l'ultimo avversario prima che finisca il torneo. Vediamo un po'. Devi fare un punteggio di 50.000. Quindi insomma piuttosto facile, infatti la ricompensa che ti dà è per l'attacco al punteggio. Se fai 100.000 punti di punteggio finale ti dà già 100 punti yokai. Se fai un punteggio di 250.000 ti dà una sfera media. Se fai un punteggio di 500.000 ti dà una moneta 5 stelle. Se fai un punteggio di 1 milione, un segreti dell'anima mini. Se invece fai un punteggio di 3 milioni ti dà un biglietto per andare a rubare. E poi passiamo alle altre missioni. Sempre nella battaglia finale, se fate 5 combo, riceverete una targhetta che vi fa connettere più facilmente i puni nell'attacco al punteggio. Oppure se ne fate 10 ricevete 100 punti yokai, se ne fate 15, sempre di combo, sia chiaro, 15 combo ricevete un'esfera mega. Se fate 25 combo un'esfera sacra e se fate 30 combo nella battaglia finale del torneo, una moneta speciale. Poi, sempre nella battaglia finale del torneo, una sfera bonus vi dà una targhetta che aumenta il tempo nelle battaglie al punteggio. Se fate 2 sfere bonus, 100 punti yokai. Se fate 3 sfere bonus, una sfera grande. Se fate 5 sfere bonus, un segreti dell'anima. E così si arriva all'ultima, che se fate 8 sfere bonus nell'ultima battaglia del torneo, ricevete una moneta rossa G. Ma una slottata della staffa ce la facciamo? Neanche la farei la slottata, però tanto per il video facciamola. Una oro sicuro. 2. Allora me le godo. Cosa esce? Cosa esce? Ok, è un SS, quindi piuttosto raro.
Questo è lo stesso yokai che abbiamo affrontato su Yokai Watch 2. L'abbiamo affrontato, non ricordo quale episodio, ma era un episodio degli extra. E è quello che voleva fare il tè nella casetta sul Monte Selvoscura. È stata una bella missione comunque sia. Mi è piaciuta molto. Ok, anche questo qui è una cosa nuova e non è un oggetto. Allora, lo vedi allora? Lo vedi allora ogni tanto la fortuna? E poi c'è anche qui col mouse, ve lo faccio vedere perché appunto da tablet posso appunto mettere l'immagine sul computer. Qui c'è appunto il simboletto di app, ovvero che mi aiuta nell'evento. Ho più potere nell'evento. Poi non so, forse mi dà più, fa fare più punti, mi dà più punti yokai, non lo so. Comunque sia, aiuta nell'evento. Triple S, quindi è molto molto raro. Insomma, allora sono soddisfatto questa volta della slottata. Sono molto molto contento. Va bene, Cuggio, questo video termina qui. Io spero che vi possa aiutare appunto, come sempre, per risolvere quelle missioncine piuttosto semplici nell'evento, che poi se lo giocate, insomma, andate anche a intuizione. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!